La puntata di questa sera è dedicata al romanzo Spari dall'aldilà di Francesca Tofanari. Allora, cosa ho deciso di fare in questa puntata? Dedicarmi più ai personaggi, perché quando si tratta di un giallo, il rischio di fare guai, ahimè, è sempre lì. E allora io ho preferito dedicarmi ad altro, nel senso, anziché parlarvi principalmente del giallo, e comunque lo accenno, chiaramente racconterò delle cose, evito di andare troppo in là per non rivelare nulla di ciò che chiaramente potrebbe rovinare la lettura del romanzo, no? Da dove parto? Io partirei in realtà da l'indagine precedente, perché dovete sapere che la protagonista del nostro romanzo è già stata protagonista di un romanzo che si intitola In punta di sangue, chiaramente della stessa autrice. Era la prima indagine di Maria Allegra Galli, così vi dico già la protagonista, o meglio protagonista insieme ad altre di questo bellissimo giallo, ma vi racconto un po' che cosa è successo nell'indagine precedente, perché intelligentemente, secondo me, l'autrice ha pensato di raccontarcelo anche nel suo secondo romanzo. Va da sé che il secondo possa essere letto senza che venga letto il primo. Io preferisco sempre, quando ci sono dei romanzi che in un certo qual modo con i personaggi si legano, preferisco sempre leggerli entrambi, però è un mio modo di fare. Nell'indagine precedente. Nell'ottobre del 2016 viene ritrovata in un cassonetto una borsa Birkin So Black di Hermès, che risulterà appartenere a Sara Desi, una ballerina della compagnia del balletto misteriosamente scomparsa. Durante una perquisizione a casa della donna, l'ispettrice Maria Allegra Galli fa la conoscenza di Josinho, spogliarellista brasiliano che ama esibirsi vestito da poliziotto e abita nell'appartamento accanto. A indagare sul caso insieme a lei c'è il vice ispettore Giovanni Bonucci, ma ci sono anche Olivia, giornalista alla ricerca dello scoop, grande osservatrice con tendenze ossessivo-compulsive, e Cordelia, amica un po' bizzarra con la passione per gli uomini più giovani che conosce principalmente online sul sito asmo.org. Intanto in questura arriva il gatto Rudolf Nureyev, che si scoprirà essere una gatta e che diventerà mamma di 6 gattini. Una volta chiuso il caso, l'ispettrice Galli e Olivia ricevono in dono dal fratello della ballerina scomparsa, l'ex attore di fotoromanzi Manuel Fox, una borsa Jimmy Choo che decidono di tenere a settimane alterne. E questo era ciò che avveniva nel romanzo precedente In punta di sangue. Adesso andiamo invece a raccontare, con la seconda di copertina, questo romanzo e poi comincio a raccontarvi ciò che ho vissuto io nella lettura di questo giallo. Una lite condominiale, la morte misteriosa di un'anziana signora, un mago pressato e una domestica trasformista. Tra sessioni di shopping, improbabili sopralluoghi tra Firenze e Fucecchio, incursioni nell'aldilà, si snoda la nuova funambolica indagine dell'ispettrice Maria Allegra Galli, sempre affiancata dall'amica giornalista Olivia e dalla magliante Cordelia. Intorno alla storia principale si muove un caleidoscopio di personaggi, alcuni dei quali già conosciuti nel precedente romanzo In punta di sangue, tra suspense e divertimento. Allora, come al solito io ho il mio fedele amico, il mio super quaderno, che amo davvero tanto. A questo punto penso che lo troverò e lo cercherò identico, dove prendo degli appunti rispetto al lavoro che faccio ogni volta diverso. Quindi è bellissimo, perché qui ho raccolto tantissimi romanzi che in questo anno ho fatto. Eccoci qua. Allora, come vi avevo accennato all'inizio, dal momento che è un giallo ho preferito focalizzare l'attenzione su questi personaggi, che sono 3 donne, e le trovo veramente divertenti una per l'altra. La prima è l'ispettrice Maria Allegra Galli, che è ovviamente un'ispettrice di polizia ed è una mamma ed è una moglie. Diciamo che difficile spesso conciliare lavoro e famiglia, no? Soprattutto quando si fanno dei lavori così impegnativi che
tendenzialmente ti portano fuori casa diverse ore. E quindi diciamo che ha un marito che è ingegnere navale e praticamente lo vede 2 o 3 giorni al mese. Poi abbiamo i figli, che dici, coi cuccini saranno piccolini se non l'aiutano. No, 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 sono un maschio e una femmina già di 18 e 20 anni circa. L'aiutano poco. È una donna molto impegnata, con 1000 sfaccettature, poi ve la racconto meglio perché poi ho cercato anche di trovare delle letture che potessero rappresentare bene questi personaggi, ma oltre a tutto questo ha una passione smodata per lo shopping. Quindi si ritaglia nei brevissimi momenti di libertà, si ritaglia il tempo o con l'amica Olivia o da sola di andare a comprare qualche cosa. Certamente cerca sempre l'outlet, cerca sempre gli sconti, le piace da matti comprare in questi outlet dove si possono trovare grandi firme a prezzi più accessibili. Il fatto è che puntualmente ogni volta che lei prova a comprare qualcosa viene sempre interrotta da qualche telefonata. Olivia è una giornalista che nella prima indagine di Maria Allegra Galli è una giornalista che diciamo Maria Allegra Galli aiuta, nel senso che fa sì che l'esclusiva, una volta risolto il caso, ce l'abbia lei. Nella prima indagine almeno è andata così, e quindi Olivia è molto ambiziosa e pensa effettivamente con l'indagine precedente di avere l'opportunità di salire di grado, no? E anche qui poi capiremo che cosa in realtà è successo. Lei si occupava di recensire mostre contemporanee di artisti minori. Spera che qualche cosa accade, in effetti qualcosa accadrà, ma è ben distante da quello che lei pensava potesse essere. Anche qui ci sarà un brano dedicato. E poi abbiamo Cordelia. Allora, Cordelia nella prima romanzo abbiamo visto che era una ragazza sovrappeso che aveva un sacco di problemi, a un certo punto decide di fare una dieta per cui perde un sacco di peso. E come spesso succede, dal momento in cui una perde peso, si sente meglio col suo corpo e sta bene, si veste in un modo un po' e quindi anche qui preferisco non anticipare nulla perché ho piacere di leggervi dei brani. Insomma, praticamente da questo momento inizieremo a leggere e andremo avanti chissà per quanto. Intanto vi dico che sono le 7:15, ma per colpa delle luci mi permetto di prendere 5 minuti in più. Ora, prima di cominciare, intanto saluto tutte le persone che sono arrivate. È arrivata la mia amica Federica Candido, ciao Fede, grazie, Giovanni Grastaldi, l'amico di Simone e anche mio, Antonella Grandicelli che mi scrive luccicante come te, Teresa Vastano, ciao, ben arrivata. Intanto aspettiamo di sentire se l'autrice, ecco, lo dico sempre, autrice, mi raccomando, Francesca Tofanari, se durante la lettura hai voglia di mandare dei messaggi per raccontare qualche cosa che io magari non racconterò perché sono terrorizzata da rivelare troppo, quindi se hai piacere di interagire con questa puntata sei liberissima di farlo. Emanuela Bacchini, ciao, Marcella Linguadoro, ragazzi stasera siete tantissimi, ma che bello, ciao a tutti e direi che possiamo cominciare. Io bevo come al solito il mio sorso d'acqua in attesa che magari qualcuno mi voglia raccontare o dire qualche cosa e poi cominciamo. Se c'era una cosa che l'ispettrice Maria Allegra Galli non sopportava, era essere interrotta mentre pensava o mentre pensava di andare a provarsi qualche cosa. In quel momento stava provando uno spolverino di Liu Zhou con il 50% di sconto nel camerino del suo outlet preferito. Non aveva risposto a 3 chiamate di Cordelia e non aveva letto i suoi messaggi. Quella mattina era in ferie e voleva essere lasciata in pace e pensare soltanto allo shopping. Però non poteva esimersi dal rispondere a Michele Bottone. Bottone non era un uomo particolarmente simpatico, era il sostituto del collega Giovanni Bonucci che aveva preso un mese di ferie ed era andato a trovare la sorella Miami.
Chiacchierava continuamente, per lo più di cose noiose, tanto che i colleghi lo avevano ribattizzato Attacca. E poi era allergico ai gatti. In questura questa cosa era un grosso handicap, vista la presenza di Rudolf Nureyev e dei suoi 6 gattini, che da quando lui era arrivato venivano spesso relegati nello sgabuzzino o nel piccolo terrazzo sul retro. Bottone riferì a Maria Allegra che la stava chiamando in diretta dalla scena di un crimine. Si trovava esattamente accanto ad una donna che gli stava puntando una pistola contro e che diceva di voler parlare soltanto con lei, motivo per cui era necessaria la sua presenza. Lasciò il camerino imprecando, uscì di corsa dal negozio, diretta verso il suo scooter. Aveva una brutta sensazione. Conosceva bene l'indirizzo a cui il vice ispettore Bottone le aveva detto di raggiungerlo, ma sperava tanto di sbagliarsi. Mentre camminava, aprì i messaggi di Cordelia. Ore 10. Amorosa, puoi venire da me? Ore 10.02. Non a casa mia, ma nell'appartamento di sopra. Ore 11. Ti sembrerà una cosa strana, ma devi assolutamente venire perché vogliono arrestarmi. Stavolta cosa diavolo aveva combinato quella squinternata della sua amica? Le fu chiaro appena arrivata nell'appartamento dell'anziana signora Corrada Panchetto, vedova della seggiola, uccisa da un colpo di pistola alla tempia al secondo piano di un grande caseggiato dell'Oltrarno dove abitava anche Cordelia. Quanto alla sua amica, se la trovò davanti con indosso un abitino rosso, corto e scollato, e le décolleté tacco 12. Aveva in mano un mazzo di fiori e negli occhi uno sguardo supplichevoli. Era manettata ad una sedia. Roba da scoppiare a ridere e non smettere più, se solo la situazione non fosse stata evidentemente seria. «Amorosa, non è come sembra!» piagnucolò Cordelia appena Maria Allegra fece il suo ingresso nella stanza. Ora lasciami parlare con il collega, per favore. Avrai tutto il tempo di spiegarmi cos'è successo. Il vice ispettore Bottone se ne stava immobile come una guardia svizzera con gli occhi puntati su Cordelia, forse per paura che con una manovra la Houdini potesse scappare o semplicemente perché ipnotizzato dalle sue tette. Cosa alquanto plausibile, visto che erano lì per esplodere dalla scollatura vertiginosa. «Cambio della guardia, Bottone!» disse Maria Allegra riscuotendosi dal suo torpore. «Come dice, scusi?» «Niente, solo che la vedevo un po' distratto e ho assorto. Mi vuole raccontare cos'è successo? Guardi pure me, tanto a Cordelia non scappa niente.» Anche se non aveva capito nulla di quello che gli stava dicendo, Bottone cercò di darsi un contegno. Le spiegò di come in questura avessero ricevuto intorno alle 10:30 una telefonata da una certa Olivia. Diceva di aver trovato insieme ad un'amica il cadavere di una donna. «E ti pareva che non ci fosse anche lei?» pensò Maria Allegra alzando gli occhi al cielo. Si guardò intorno e la vide, seduta in un angolo della stanza col suo computer portatile sulle ginocchia. Appena finito con Bottone avrebbe fatto 2 chiacchiere anche con lei. «Quando siamo arrivati, la signora Cornelia mi ha puntato contro la pistola. Non ha voluto dire niente, ma mi ha chiesto di contattarla perché ha detto che voleva parlare solo con lei.» «Va bene, Bottone, ci penso io. Però si chiama Cornelia», rispose mordendosi il labbro. Il vice ispettore sembrò un po' contrariato. «Non si preoccupi, ispettrice, posso cavarmela da solo, tanto i fatti sono evidenti. Siamo di fronte a un classico caso di flagranza. È chiaro che la vecchia non si è suicidata, ma è stata sparata da quella Cornelia.» Maria Allegra sentì un brivido correrle lungo la schiena. Aveva proprio detto «è stata sparata». Un minuto prima aveva pensato quasi di far portar via Cordelia in manette pur di non ascoltare le sue scuse, però non poteva lasciarla nelle mani di quel cafone ignorante che non sapeva nemmeno usare un verbo intransitivo nella giusta maniera. Si girò un attimo e mise sotto la lingua 10 gocce di Lexotan, poi con molta calma replicò a Bottone. «Si chiama Cordelia, non Cornelia, e le assicuro che quando c'è di mezzo lei nulla è evidente. Comunque è tutto da dimostrare che la signora l'abbiano sparata, come dice lei, e non si sia puntata da sola la pistola alla testa. Vedo che è arrivato il medico legale, vada a farci 2 chiacchiere mentre io raccolgo la testimonianza della mia amica.» «Ispettrice Cavalli, mi perdoni, ha un'etichetta che le esce dal collo del cappotto.»
Grazie, l'ho acquistato da poco, mi sono dimenticata di toglierla. Vuole che gliela stacchi? No, 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 non importa, faccio da sola, grazie. Porca miseria, imprecò tra sé. Uscendo di corsa dall'outlet non si era resa conto di avere ancora addosso lo spolverino di Liu Zhou. Sono diventata anche una ladra adesso. Questo tono di blu, poi, sta malissimo con i miei pantaloni neri. Infilò l'etichetta dentro il bavero e si diresse verso Cordelia. Amorosa, è terribile, ma ti giuro che non è come sembra. E allora spiegami com'è. E visto che ti hanno beccata accanto ad un cadavere con una pistola in mano, magari cerca di essere anche un po' precisa. È più semplice di quanto si creda. Ero venuta dalla signora Corrada per portarle dei fiori e l'ho trovata morta. Tu non rispondevi al telefono, perciò ho chiamato Olivia e lei mi ha detto che era meglio chiamare la polizia. Così abbiamo fatto. Fine della storia. No, fine della storia lo dici tu. Ora ne inizia un'altra di storia, cara, sicuramente poco piacevole. Mi spieghi perché avevi in mano la pistola, probabile arma che ha ucciso la signora? Ho sentito dei rumori alla porta e ho avuto paura. Magari era l'assassino di ritorno. Così distinto ho preso la pistola per difendermi. Detto tra noi, quell'uomo ha l'aria di un delinquente più che di un poliziotto. Allora, abbiamo cominciato ad indagare un po' i personaggi, no? Quindi devo dire che già abbiamo capito che abbiamo un ispettore di polizia molto protettivo e molto serio e molto severo, e abbiamo una Cordelia che, no, sembra essere un po' superficiale. Di fatto poi scopriremo che è tutt'altro, una donna dolcissima con una difficoltà a mentire impressionante, e quindi a volte appunto dice le sue verità così boom di botto che ti lascia un po' perplessa, no? Dimmi Francesca se la pensi come me. Comunque, in questo momento abbiamo l'omicidio della signora Panchetto, vedova della seggiola. Ma non è finita lì, perché vorrei raccontarvi brevemente, o meglio leggervi, un brevissimo scambio tra l'ispettore, il vice ispettore Bottone e Maria Allegra. Diciamo che Maria Allegra non è che proprio sopporti tanto questo vice ispettore, e si capisce chiaramente qui. Inizia Bottone e dice: lo sa che lavoro faceva Felice della Seggiola? Il clown? Faceva il falegname, capito? Felice della Seggiola e la moglie Panchetto? E lui faceva il falegname? Non sembra una barzelletta, è divertente, vero? Non particolarmente. Non c'era niente da fare. Provava un'antipatia istintiva per quell'uomo, non intendeva dargli la soddisfazione di ridere ad una sua battuta, anche se in effetti trovava la cosa divertente. Piuttosto ne avrebbe riso più tardi con le sue amiche. Quindi vediamo che, devo dire che lei è un po' cattivella, tra l'altro lo maltratta nel senso che si dimentica di aggiornarlo sulle novità del caso e a sua insaputa chiaramente fa mandare il gatto nel suo studio, nel suo ufficio, in modo che lui debba per forza andare via dall'ufficio prima perché ha questa fortissima allergia. E diciamo che io me la sono immaginata parecchio, e devo dire che deve essere la classica persona che se le vai a genio è fantastica, ma se tanto tanto non gli sei simpatica, apriti cielo, stai distante, no? Per certi aspetti mi ha ricordato un po' me, perché quando a me piacciono le persone sono super gentile, quando non mi piacciono, ma non è che non mi piacciono per qualche ragione, perché magari non capiscono alla prima una mia battuta, non capiscono il mio modo di essere, allora perdo un po' interesse, come si suol dire, e quindi non arrivo a essere cattivella come lei, però semplicemente lascio questa persona là e non la considero. Devo dire che mi è capitato di sbagliare, quindi di aver mal interpretato, quantomeno mi sono pentita di averla accantonata, e quindi ho avuto modo di conoscerla meglio e di riprenderla. Ma andiamo alla seconda parte della prima lettura.
siamo arrivati che... Scusami, Maria Allegra. Siamo arrivati che sostanzialmente Cordelia dice di aver preso la pistola perché è entrata questa persona che sembra più un delinquente che altro, no? Maria Allegra lo osservò per qualche istante. In effetti non aveva proprio le physique du rôle del poliziotto. Era basso, tarchiato, con pochi capelli e un sopracciglio unito foltissimo. Se si aggiungevano la fronte bassa e il mento sfuggente, i suoi tratti somatici corrispondevano a quelli tipici del delinquente lombrosiano. Indossava un completo blu da prima comunione con i pantaloni un po' corti, probabilmente tirato fuori dalla naftalina per l'occasione. Niente da dire, il primo punto a favore dell'amica. Visto che Cordelia sembrava sotto shock, decise di provare a vedere se Olivia potesse darle una spiegazione plausibile di quella situazione surreale. Seduta su una poltrona di legno massiccio, se ne stava a testa bassa sul suo computer, come se intorno a lei fosse tutto normale. Cordelia rischia di essere arrestata. E tu te ne stai a scrivere come se niente fosse? E che devo fare? Vorrei solo andare via, togliermi degli occhi quell'immagine terribile che mi è toccato vedere, invece mi hanno relegata in questo angolo e poi sono stata abbracciata dalle muse e devo cogliere l'attimo. Ma che cosa vuol dire? Ispirazione, Ally. Questo luogo mi ha dato l'ispirazione per il mio primo romanzo. Era evidentemente sotto shock. Mi vuoi spiegare che cosa ci facevate tu e quell'altra sciroccata sul luogo di un delitto? Guarda, io non so che dirti. Lei mi ha chiamato, sono venuta in suo soccorso, comunque la vecchia era già morta. Ma come fai a esserne sicura? Tu sei arrivata dopo. Ma dai, non scherziamo. Ally, pensi che Cordelia sarebbe capace di uccidere? O forse credi che sia stata io? Smettila di chiamarmi Ally. Oh, mi scusi, ispettrice, avevo dimenticato che le dà fastidio. Io invece dovrei essere contenta che la mia migliore amica pensi che io sia un'assassina. Ora, per favore, lasciami lavorare, altrimenti perdo la concentrazione. Non penso che tu sia un'assassina, però mi devi spiegare molte cose. Adesso vado un attimo a parlare con il medico legale e cerco di sistemare le cose con Cordelia. Dopo dobbiamo parlare. Maria Allegra era certa che le sue amiche dicessero la verità. Le conosceva troppo bene. Il difficile sarebbe stato spiegarlo a Bottone, che giustamente era più propenso a basarsi all'evidenza dei fatti. Nel frattempo erano arrivati gli agenti Rocco Marino e Ciro Alpi, detti Mari e Monti. Erano insieme a due colleghi della scientifica che presero la pistola per rilevare le impronte. La signora Corrada Panchetto era seduta alla sua scrivania con la testa appoggiata sul piano di legno, leggermente inclinata a destra e con un foro di pallottola alla tempia a sinistra. Si vedeva solo una parte del volto e non doveva essere il suo profilo migliore. Era una donna molto piccola e raggrinzita, di età indefinita tra gli 80 e i 100 anni. Aveva il viso solcato da rughe profonde, almeno per la parte che si poteva vedere. Il colorito giallastro tradiva forse qualche problema al fegato, secondo la personale opinione di Maria Allegra, avvalorata dal fatto che nella vetrina del salotto c'erano un paio di bottiglie di soluzione Schum. Le sue gambette corte penzolavano dalla sedia, i piedi erano infilati dentro un paio di ciabatte marroni scolorite e indosso aveva una vestaglia di flanella a quadri gialli e verdi, da cui spuntava una camicia da notte rosa pallido. Abbigliamento di colori pessimi, pensò Maria Allegra. Davanti a lei, al centro della scrivania, c'era un biglietto scritto a mano. «Ho fatto come mi hai detto tu, Felice. Ora staremo insieme per sempre». Maria Allegra si avvicinò di nuovo a Cordelia. «Hai toccato qualcos'altro oltre alla pistola?» «Ho preso un attimo la penna». «E perché hai preso la penna?» «Ora ci saranno le tue impronte anche su quella, oltre che sulla pistola. E se dovesse saltar fuori che non si tratta di un suicidio, ma di un omicidio, penseranno che sia stata tu a scrivere il biglietto». Cordelia assunse un atteggiamento così serio che quasi le fece paura. «Così mi offendi, amorosa?» Puoi pensare di me quello che vuoi, ma non avrei mai scritto in una stessa frase due verbi avere senza l'H. Ho la maturità classica io. Perdonami, Cordelia, me l'ero scordata, rispose Maria Allegra sarcastica. Glielo dovrei spiegare tu al giudice quando ti condannerà per omicidio o se ti va bene per inquinamento delle prove. Quindi la incalzò con un tono più aspro di quanto intendesse.
Allora, me lo vuoi spiegare perché hai preso in mano la penna e soprattutto dov'è questa penna? Scusami, sovrappensiero, l'ho messa in borsa. Ma porca miseria, Cordelia, ma lo fai apposta a metterti nei casini? Prese la penna con un fazzoletto e la porse a Ciro. Consegnala a quelli della scientifica, per favore, senza fare troppi discorsi. Poi Cordelia, tenendo gli occhi chiusi, prese dal portamonete un foglietto spiegazzato. Ieri sera avevo fatto una lista della spesa, ma avevo l'impressione di avere dimenticato qualcosa. Una volta arrivata qui, mi è venuto in mente. Era la carta igienica. E così ho preso la penna dal tavolo e l'ho scritto, guarda. Le porse uno scontrino dove sul retro era scritto carta igienica. Conoscendola, Maria Allegra, era certa che le cose fossero andate proprio così, anzi non ne aveva alcun dubbio. Ma Bottone ci avrebbe mai creduto. Era arrivato da poco ed era molto molto rigido. Come poteva spiegargli che Cordelia aveva i neuroni che funzionavano a intermittenza, ma era incapace di mentire? Quando si riavvicinò, sfregandosi le mani, il vice ispettore, con l'aria di chi ha già capito tutto, Maria Allegra cercò di prendere tempo. Provò a spiegargli che le prove che avevano non erano sufficienti per trattenere Cordelia e che non c'era il rischio che scappasse, ma lui non volle sentire ragioni. Ispettrice Galli, siamo ufficiali di polizia giudiziaria, non possiamo permetterci di fare favoritismi soltanto perché la signora Cornelia è una sua amica. Si chiama Cornelia e io non intendevo, ribadisco, in quanto ufficiale di polizia devo seguire la procedura che mi impone di dichiarare in arresto la signora, qualunque sia il suo nome, perché trovata in flagranza di reato. Si chiama Cordelia e ha perfettamente ragione, ma forse siccome lavoriamo insieme potremmo prima discuterne e... Il mio datore di lavoro è la giustizia e non faccio sconti per nessuno. Maledetto, disse Maria Allegra fra i denti. Come dice, scusi? Non ho capito. Ben detto, vice ispettore. Meno male che c'è lei che fa rispettare la legge. Poi, rivolta a Cordelia, non ti preoccupare, ti tiro fuori presto. Cordelia cominciò a divincolarsi come un serpente e a sbattere i pugni contro il braccio di Bottone, poi rivolta all'amica disse: comunque non avrei mai potuto uccidere la signora Corrada, figurarsi, lei era l'unica che potesse togliermi la maledizione. Adesso che è morta, peserà su di me per sempre. Furono le sue ultime parole prima di essere portata via. Olivia, che finalmente aveva alzato la testa dal computer, guardò Maria Allegra. Un lampo di terrore le passò negli occhi. Aveva cercato di distrarsi per non vedere quella scena orribile che le dava il voltastomaco, oltre che una grande tristezza, ma veder portar via l'amica in manette l'aveva fatta ripiombare nella realtà. Anche Maria Allegra era visibilmente scossa, oltre che infuriata con quel vice ispettore con cui era impossibile avere un dialogo. Lei era abituata a lavorare in squadra, l'atteggiamento di quell'uomo l'aveva destabilizzata ed era anche riuscito a farla passare come una che vuole favoritismi. Cordelia riusciva sempre a cacciarsi in qualche guaio e in genere tutto si risolveva con una lavata di capo, una risata, ma in quel caso la situazione era seria e le due donne ne erano entrambe consapevoli. La prima a riprendersi fu Maria Allegra. Chissà cosa avrà voluto dire Cordelia riguardo alla maledizione, intendo. Tu ne sai qualcosa, Olivia? Niente, mai saputo di una maledizione, anche perché lo sai bene, sono mesi che non si faceva vedere né sentire. Sarà una delle sue solite paranoie. Questa storia non mi convince. Se almeno quel coglione di Bottone l'avesse lasciata finire di parlare. Eccoci, siamo arrivati alla fine della prima lettura. E quindi, come potete vedere, ho dato una superficiale descrizione dei personaggi. Aspetterei un momento di avere un commento da parte dell'autrice Francesca Tofanari per capire se è d'accordo su questo tipo di lettura, no? Che ho deciso di fare del romanzo. Mi viene voglia di leggerlo, fantastico, direi che mi ha già risposto con questa. Se l'autrice dice che ha voglia di leggere il suo romanzo, direi che sono molto 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 contenta, vuol dire che ci siamo trovate, perché dovete sapere che ogni volta che mi viene proposto un lavoro, al di là del fatto che prima di dire di sì mi faccio mandare qualche capitolo perché voglio essere sicura che sia nelle mie corde di poter fare un buon lavoro, però dopo di ciò lo studio, come all'università, chi mi conosce sa perché ho già raccontato questa storia, però visto che ci sono delle persone nuove mi fa piacere darvi qualche informazione.
Io lo studio proprio come un esame all'università, sottolineo, prendo appunti, mi diverto, però ho sempre un po' paura ogni volta che poi mi ritrovo a dovermi confrontare con l'autore. Questo format mi dà una grande opportunità di avere sempre ragione perché parlo da sola per un'ora, però quindi non ho l'autore qui vicino, però chiaramente attraverso i messaggi ho i suoi riscontri, i suoi feedback, come si suol dire, e quindi è anche bello piano piano instaurare un rapporto con l'autore quando peraltro non conosci di persona, perché io Francesca, lei è toscana, io sono genovese e non ci siamo ancora incontrate, quindi credo che sarà questa una buona occasione, avendola conosciuta attraverso i suoi romanzi, di conoscerla di persona. Ma andiamo avanti e andiamo a scoprire un po' di più del personaggio di Maria Allegra. Allora, esattamente al momento di una sfuriata. Come vi ho anticipato all'inizio, Maria Allegra Galli ha una vita privata intensa perché ha un marito che praticamente non c'è mai e i figli che l'aiutano poco, per non dire nulla. Ha persino un cagnolino che si chiama Lucy che deve portare in giro lei, cioè deve portare fuori lei alla mattina e alla sera, perché i figli, ve lo racconterò attraverso la lettura. E quindi diciamo che il fatto di voler sempre dedicarmi ai personaggi, ve l'ho già detto tre volte ma ve lo dico una quarta, è per evitare di svelare troppo, ma posso dire tranquillamente che di fatto non si tratta soltanto di un omicidio, ovvero non è soltanto la signora Panchetto ad essere trovata morta, perché chi è stato molto attento mi avrà sentito quando nella seconda di copertina vi raccontavo di un mago pressato. È un mago pressato, per mago pressato la scrittrice non intende un mago stressato, pressato da mille cose da fare, eccetera, intende proprio pressato nella sua Ferrari. È stato portato dal fasciacarrozze, presumibilmente, non lo so, questo non lo dicono, però l'avranno pestato, non lo so, non credo che sia andato con la sua volontà allo sfasciacarrozze, e poi è stato pressato. Ma se volete sapere di più, chiaramente bisogna che voi leggiate il romanzo per conto vostro. Io invece continuo con il personaggio di Maria Allegra. E devo dire che mi sono divertita molto a preparare questa sfuriata, anche se devo dire la verità, io di solito quando preparo i romanzi sono più concentrata a entrare bene negli argomenti, eccetera, eccetera, non li leggo molte volte perché mi piace anche un po' il fattore sorpresa, quindi leggerlo a volte direttamente a voi. Lo leggo, lo rileggo, ma non come in teatro che devi imparare davvero la parte a memoria. Prima di tornare a casa, Maria Allegra si fermò alla gastronomia vicino alla questura e prese una teglia di lasagne per cena, certa che a casa non avrebbe trovato niente di pronto da mettere sotto i denti. Infatti, suo marito e i suoi figli l'accolsero con un «Che si mangia?». Appoggiò le buste sul piano di lavoro della cucina mentre apparecchiava, scaldò le lasagne nel microonde e poi le mise in tavola. «Lasagne della gastronomia?» commentò il marito, con quel tono pari a quando un'amica ti dice «Ti sei tagliati i capelli?» oppure «Vestito nuovo?» con quel punto interrogativo che lascia in sospeso un prosieguo positivo o negativo che è sempre meglio non indagare. Forse era solo stanca, ma quella domanda aprì a Maria Allegra una serie di risposte che avrebbe voluto vomitare in faccia a quell'uomo che tornava a casa solo due o tre volte al mese perché il suo lavoro di ingegnere navale gli imponeva continui viaggi all'estero e quando c'era si permetteva di lamentarsi. «Mi faccio un gran mazzo tutti i giorni. Spesso cucino la notte per lasciare il pranzo pronto a Lavinia ed Andrea che, se te lo fossi dimenticato, hanno 18 e 21 anni, pertanto sarebbero perfettamente in grado di prepararsi una pasta. Porto fuori il cane la mattina alle 7 e la sera alle 10 perché in questa casa sono sempre tutti stanchissimi o hanno di meglio da fare. E poi, quando rientro a casa, c'è puzza di spazzatura in cucina perché nessuno si degna di portarla giù. E tu ti lamenti adesso perché ho preso le lasagne alla gastronomia? Oi oi, la mamma è nervosetta», disse Andrea rivolto alla sorella. «Taci tu, che nemmeno ti rifai il letto al mattino»,
Comunque, volevo dire che sono buonissime, rispose il pover'uomo con un tono da cane bastonato. È vero, mamma, io adoro le lasagne della gastronomia. Dovresti prenderle più spesso, intervenne la vigna pensando di sedare un po' gli animi. Perché? Quelle che faccio io non sono buone? Sono buonissime, Allegra, le migliori. Ma per favore, sono appena rientrato, vorrei mangiare tranquillamente con la mia famiglia, anche perché domani mattina presto devo ripartire, disse l'uomo appoggiando una mano sul braccio della moglie e invitandola a sedersi. Hai ragione, scusa, sono un po' stanca, è stata una giornata difficile. Ma dopo non si mangia altro? Irruppe Andrea sotto lo sguardo assassino del padre della sorella. Maria Allegra si alzò di scatto dalla sedia dove aveva appena preso posto. Ora basta, basta, io me ne vado, mi è passata la fame, strozzatevi di lasagne, se non vi bastano, le pentole sono sempre allo stesso posto, il congelatore è pieno di roba cucinata da me, e quindi comunque da domani in questa casa si mettono delle regole, anzi facciamo già da stasera, Andrea e Lavinia sparecchiate, fate la lavastoviglie e il babbo, porta fuori Lucy e la spazzatura, buonanotte. Si alzò e si diresse verso la camera da letto con la barboncina che le scodinzolava dietro. Ma non potevi stare zitto, disse Lavinia mentre tirava un pizzicotto sul braccio del fratello. Ora, ditemi voi se non è mai capitata con figli, senza figli, con marito, compagno o compagno di classe, se non è mai capitata una storia così. Allora, arriviamo a questo momento del potere delle donne. Caspita, adesso che lavoriamo anche noi, uomini, bisogna che ci aiutiate un po', eh? Quindi mettetevi nella testa che è importante e che soprattutto è necessario che voi ci aiutiate. È necessario. Perché va a finire che, va bene, vi possiamo prendere le lasagne un giorno, le lasagne un altro giorno, le lasagne un altro giorno e magari comprare anche delle cose pronte. Però, una volta, arrivare a casa e trovare pronto. Non dico una candela, per carità, però. E infatti Teresa Vastano scrive la storia, si ripete, quindi noi saremo noiose, però anche voi, caspita, dopo tutti questi anni che non l'abbiate ancora capito. Bene, parentesi femminista, anzi in realtà paritaria, parentesi paritaria, desiderosa di parità è terminata. Allora, in questo momento abbiamo indagato il personaggio di Maria Allegra Galli e adesso arriva il momento di indagare l'amica Olivia. Cosa possiamo dire di Olivia? No, facciamo che inizio subito a leggere, va? Così almeno rimango coerente col fatto che voglio che poi voi leggiate altro, cioè altro all'interno del romanzo. Allora, andiamo a prendere Olivia. Ma grazie, intanto mi arrivano un sacco di messaggi, grazie, sei bravissima, fai vivere i personaggi, grazie di cuore, wow! Poi scrivono, sei super brava, grazie, grazie mille, che brava che sei, bene, sono proprio contenta. Credetemi che ogni volta per me è sempre ansia, quindi questi vostri messaggi non mi stancheranno mai. E guai a voi se smettete di dirmelo, perché allora penso di non esserlo più. Olivia, 45 anni, giornalista, era passata da un giorno all'altro dall'essere il Vittorio Sgarbi di noi altri a donna Letizia per la rivista Donne Dududu, con la sua rubrica L'Olivia del Cuore. Contava di aver fatto un salto di qualità a novembre dell'anno prima, quando aveva pubblicato sul quotidiano con cui collaborava la notizia di un grosso caso di omicidio risolto dalla polizia, grazie alla sua amica ispettrice Maria Allegra Galli, che le aveva fornito tutti i dettagli in esclusiva. Era convinta che finalmente l'avrebbero passata la cronaca giudiziaria dopo anni trascorsi a occuparsi di mostre di arte contemporanea di artisti minori. Ma non aveva fatto i conti con Luigi, il mastino della nera, che non aveva accettato di buon grado l'estromissione dal caso della compagnia del balletto. Così, da gennaio, aveva iniziato a tenere una rubrica di posta del cuore su un settimanale femminile. Quando gliel'avevano proposto, la cosa non le era dispiaciuta affatto. Il problema era che dopo un mese non aveva ancora ricevuto neanche una lettera. Così aveva cominciato a scriversele da sola, coinvolgendo le amiche perché gliele spedissero dalla loro posta elettronica per poter guadagnare almeno quei 5 euro a consiglio che le corrispondeva la direttrice della rivista.
Esempio. Lettera. A Olivia del Cuore @ donnedududu.com. Carissima Olivia, il mio fidanzato mi ha tradita con la sua collega di studio e per correttezza ha voluto dirmelo, promettendo che non succederà mai più. Io ho voluto pareggiare i conti andando a letto con il suo miglior amico. Pensi che abbia fatto bene? Corretta e confusa. Carissima corretta e confusa, correttezza per correttezza, pari e patta. Olivia. Olivia era molto brava a scrivere, ma era dotata di una capacità di sintesi patologica che non le permetteva di spingersi mai oltre le 50 pagine. Aveva la grande dote di saper raccontare le persone, però nutriva un odio profondo per le descrizioni. Aveva provato a guardare fuori dalla finestra aspettando che gli alberi, gli uccellini e i rumori della strada le parlassero, come aveva imparato da un tutorial online di scrittura creativa, ma non le avevano suggerito proprio niente. La sua era una scrittura essenziale e lei era per una scrittura essenziale, equivalente all'ermetismo nella poesia. E nemmeno le dispiaceva. Era sicura che un giorno sarebbe riuscita a buttare giù un fantastico romanzo di almeno 150 pagine, tutte essenziali, senza una parola di troppo. Già si vedeva a rilasciare interviste alla TV e nelle librerie, a firmare copie alle persone in coda con una dedica caso letterario dell'anno, la scrittrice dell'essenzialità. Insomma, è un personaggio veramente, veramente divertente e devo dire che è una donna appassionata del suo lavoro e infatti si presta persino a scrivere queste cose, ma vi volevo far vedere il dono dell'essenzialità, ve la leggete da soli, però guardate un po', questa è la lettera e questa è la risposta, quindi devo dire che ha un potere di sintesi che se avessi anch'io potrei fare qualunque cosa. Quindi diciamo che è una donna appassionata, intelligente, acuta e arguta. Infatti posso dire tranquillamente che spesso aiuta Maria Allegra nelle indagini perché ha quell'intuizione alle quali Maria Allegra non ha. Poi magari ripensandoci le dice sì, in effetti ha senso, però è lei che spesso le dà l'input per andare avanti e per chiudere le indagini. Quindi hanno un bellissimo rapporto. Sono un duo interessante, come ho scritto. C'è un rapporto molto simpatico tra loro, tra l'altro, perché si fanno degli scherzi. Ve ne racconto uno. Allora, Olivia è al commissariato a rispondere ad alcune domande. Ad un tratto dice... Il dialogo è tra Olivia e Maria Allegra. Se non ti arrabbi, ti faccio vedere una cosa, Maria Allegra. Dal tono di voce con cui me lo dici non ti posso assicurare niente. Olivia tirò fuori il cellulare e le mostrò alcune foto della scena del crimine scattate alle 10:20 di quella mattina, subito dopo il suo arrivo a casa della Panchetto. Maria Allegra sbiancò. Non tanto per il fatto di scoprire che la sua amica aveva una certa predilezione per il macabro, immaginava quelle foto pubblicate il giorno successivo su tutti i giornali o addirittura già in circolazione su qualche sito web, il che era plausibile, visto che quando era entrata in casa della Panchetto Olivia stava scrivendo al computer. «Dimmi che non hai fatto quello che penso». Olivia capì subito cosa intendesse. Ho mandato le foto immediatamente a tutti i maggiori quotidiani online e sono già candidata al premio Pulitzer per lo scoop dell'anno. Si rese conto alla svelta che l'amica in quel momento non era in vena di battute e che lei non aveva nozioni di pronto soccorso tali da poterla rianimare. Aggiustò il tiro. Stava solo scherzando. «Tu sei pazza, ma vuoi farmi morire?» le urlò Maria Allegra. «Quale strana perversione ti ha spinto a scattare queste foto?» «Non lo so, ma non sono certo una pervertita, sono solo previdente», rispose Olivia incrociando le braccia e mettendo il broncio. «Non credere di potermi prendere in giro soltanto perché siamo amiche. Oh, puoi scendere un attimo giù dal tuo ego, tacco 12, ascoltarmi? Piuttosto dammi una spiegazione plausibile, altrimenti ti sbatto subito in cella assieme a quell'altra sciroccata. Fate proprio una bella copia voi due». «Ho fatto le foto perché, lo sai, conoscendo le mie tendenze ossessivo-compulsive, avevo il timore che sovrappensiero avrei potuto spostare qualcosa.
Sai che mi prende l'ansia se vedo un oggetto fuori posto. Comunque, non ho toccato niente. In compenso ci ha pensato Cordelia, mentre io stavo al computer a prendere appunti per il mio romanzo. Ma quale romanzo? Voglio scrivere un romanzo giallo e stamattina sulla scena del crimine è venuta l'ispirazione. Per fortuna ho sempre con me il portatile. Mostrami le foto. Non vuoi sapere del mio romanzo? Parla di un'ispettrice di polizia. Ecco, già non mi piace. Tira fuori le foto. Come fai a dire che non ti piace se non ti ho ancora detto nulla? Le foto, per favore! Le fotografie confermavano ciò che Olive aveva appena detto sulla posizione della penna e della pistola, prima che Cordelia le spostasse. Puoi mandarmele via WhatsApp, per favore, puoi cancellarle? Oh, mio ambito Pulitzer, addio. Ti ho quasi afferrato e adesso ti perdo. Ma te ne vai, per favore, tu e il premio lì, Pulitzer! Pulitzer, ignorante, rispose Olivia stizzita. Qui abbiamo questa cosa divertente, perché già si vede in un altro momento come sia fuori di testa Olivia, o meglio ossessivo compulsivo. Addirittura era in un museo e ha messo a posto un'installazione, cioè c'erano delle cose messe apposta così, e delle riviste, non ricordo bene che installazione fosse. Fatto sta che lei le ha messe tutte in fila, le ha messe tutte in ordine, e quindi l'hanno buttata fuori dal museo arrabbiatissimi. Quindi, per dire che è proprio fuori. E allora che cosa succede? Maria Allegra, in una serata tra l'altro particolare, perché era quella serata nella quale si era arrabbiata moltissimo con la sua famiglia, aveva deciso di andare a letto senza cena, decide di restituirle lo scherzo, o meglio lo scherzo. Sentite che cosa le combina. Olivia del cuore, @donnedududu.com. Ci tengo a precisare, prima di cominciare, che come vi avevo detto all'inizio, Olivia si scriveva da sola le lettere e poi le inviava alle amiche chiedendo per cortesia di inviarle dalla posta elettronica loro, in modo che non si capisse che effettivamente era stata Olivia a scrivere. Quindi questa lettera è la prima lettera che arriva vera, come si suol dire, o quantomeno che Olivia ritiene essere vera. A Olivia del cuore, @donnedududu.com. Sentite cosa le combina. Gentilissima Olivia, ho letto su una rivista della nuova moda del free bleeding, ovvero il flusso libero, senza assorbenti, nei giorni delle mestruazioni. La cosa mi ha esaltata, ma i colleghi al lavoro non mi comprendono. Il mio capo ha addirittura detto che devo ricomprare la poltrona di pelle beige del mio ufficio e un pezzo di moquette bianca dell'ingresso. Inoltre, se continuo a non mettere protezioni durante il ciclo, mi licenzia. Io non lo capisco, perché è una cosa naturale. Penso che tutte le donne dovrebbero fare come me, e poi non mi risulta che ci sia una legge che lo vieta. Anche il mio fidanzato mi allontana in quei giorni, per cui sto pensando di lasciarlo perché si è rivelato un maschilista. Non trova che siamo diventati tutti matti? Aspetto una sua risposta, ma sono sicura che lei appoggerà la mia scelta. Fiorellino Rosé. Una volta premuto il tasto invio, fece un sorrisetto beffardo. Le era tornato il buon umore. Beccati questa. Voglio vedere cosa rispondi, Olivia del cuore dei miei stivali. Ragionò con se stessa. Provati a contrariare Fiorellina Rosé e lei ti farà trovare un assorbente usato nella cassetta delle lettere. Quella sera l'ispettrice Maria Allegra Galli andò a lotte soddisfatta della sua vendetta studiata a tavolino. Ed era solo l'inizio. Perché la sua amica Olivia, con la storia delle foto, qualche ora prima, le aveva fatto veramente venire quasi un infarto. In futuro ci avrebbe pensato due volte prima di fare di nuovo la spiritosa con lei. Dobbiamo assolutamente arrivare alla conclusione di questa storia. Perché? Perché? Ma perché, come vi dicevo, Olivia è ignara del fatto che sia stata la sua amica a scrivere questa lettera. In più, parliamone ragazzi, non è facilissimo. A parte che una fantasia incredibile come sia venuta in mente a Maria Allegra questa situazione, lo sa soltanto lei. Ma la cosa divertente è davvero come Olivia chiede a,
a Maria Allegro, meglio, le racconta di questa lettera, le dice: oddio, cosa posso fare, come posso rispondere, no? In realtà le risponde così: gentilissima Fiorellina Rosé, personalmente la pratica del free bleeding mi sembra alquanto disgustosa, ma ognuno è libero di pensarla come crede. Se proprio non ci può rinunciare, ti consiglio di restare a casa in quei giorni per non correre il rischio di sporcare cose altrui che in caso contrario dovrai provvedere a ripulire, o quantomeno a ricomprare. Non mi risulta che il free bleeding sia tra le giuste cause di licenziamento, ma meglio evitare, e forse sarebbe preferibile trovare qualche buona scusa per non vedere il tuo fidanzato quando hai il ciclo. Compra una bella cerata, mettila sul tuo divano e prenditi ogni mese qualche giorno, tutto per te, per leggere e per guardare le tue serie TV preferite. Olivia. Quindi devo dire che Olivia è stata molto diplomatica, è stata molto brava, ma quello che Maria Allegra non sa, e in realtà neanche Olivia, che questo scherzo, non mi viene scherzo questa sera, indizione, che questo scherzo sarà l'inizio di qualche cosa di ben diverso, e quindi sono contenta di dirvi, se volete sapere come va a finire, vi tocca leggerlo. Ma dove siamo arrivate? Siamo arrivati a Cordelia. Allora, aspetta un po' che qui vedo qualcosa di interessante. Intanto mi rimposo un po'. Allora, Marinella Riccardi chiede: qual è il personaggio che l'autrice si è divertita di più a costruire? E Francesca risponde: Cordelia, ma ogni riferimento non è puramente casuale. E quindi questa cosa mi incuriosisce ancora di più, poi ne parlerò con lei e poi ve lo racconto. Un nuovo genere, il giallo comico. Sì, in realtà esiste già, Teresa, il giallo ironico, e devo dire che Francesca è bravissima ad argomentare. Io non ve lo dico più perché ho scelto di dare importanza più ai personaggi che alla trama in sé, ma credete che la trama del giallo è ugualmente centrata, interessante, che segue una linea. Quindi è stata molto brava Francesca a inserire l'ironia all'interno di una costruzione di un romanzo giallo che è tutt'altro che semplice. Quindi brava, brava Francesca. Allora, noi saremmo arrivati alle 19:30 alla fine, ma visto che mi sono un po' persa all'inizio con queste benedette luci, ho deciso che il personaggio di Cordelia va fatto. L'avevo preparato ed è qui, quindi non bevo per velocizzare il tutto. Intanto voi, mi raccomando, scrivete, 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 eh? Allora, Cordelia non avrebbe dimenticato tanto facilmente quella giornata in cui era stata rinchiusa in una cella della casa circondariale. Vi ricordate che Olivia ha fatto uno scherzo a Maria Allegra Galli dicendole che aveva pubblicato le foto, aveva mandato ai giornali le foto, no? In realtà non le ha mandate, ha fatto uno scherzo, ma le foto ci sono. E quindi, se ci sono le foto, no? Cordelia non avrebbe dimenticato tanto facilmente quella giornata in cui era stata rinchiusa in una cella della casa circondariale. L'unica cosa positiva di quel giorno era che non avrebbe dovuto cucinare. Quando l'avevano portata dentro, stavano per l'appunto servendo il pranzo. Ebbe così modo di constatare come il pollo arrosto fosse migliore di quello che prendeva al banco rosticceria del supermercato. Insieme a lei c'erano altre due donne. Una piuttosto giovane indossava calze a rete, una migona nera e un pellicciotto rosa da urlo. Aveva delle scarpe con il plateau e dei tacchi che erano alti quasi come lei. Cordelia, che pure non scendeva mai dai suoi trampoli, si chiese come facesse a camminarci. Era una bella ragazza, ma aveva il volto sciupato e il trucco disfatto. I capelli biondi e lisci mostravano una ricrescita molto evidente. Cordelia doveva ricordarsi di lasciarle il suo numero di telefono, almeno le avrebbe dato una sistemata al colore. Anche se aveva smesso da anni di lavorare come parrucchiera, non aveva perso la mano. L'altra donna era anziana e molto grossa. Profonde rughe le solcavano il volto, formando sopra il labbro superiore una specie di codice a barre. Lunghi capelli crespi, color grigio topo, piuttosto diradati alla radice, le arrivavano fino a metà schiena. Indossava abiti sporchi e mandava un odore poco gradevole.
Mentre la ragazza camminava avanti e indietro, fumando una sigaretta dietro l'altra, la signora anziana parlottava tra sé e faceva degli strani gesti con le mani, come se stesse spiegando qualcosa a un misterioso interlocutore. «Tu che hai fatto?» domandò a Cordelia la donna più giovane, con la voce roca tipica dei fumatori. «Io non ho fatto niente, c'è stato un equivoco, ma tra poco la mia amica Maria Allegra lo chiarirà». «Certo, c'è sempre un equivoco. Nel mio caso è la verità. Tu invece perché sei qui?» «Anche io per un equivoco. Ieri sera il mio capo mi ha sbattuto contro il muro e prendendomi a pugni sul ventre perché qualcuno gli ha detto che sono incinta. Il mio equivoco è una bottiglia che gli ho rotto in testa». «Perché la cosa lo ha fatto arrabbiare tanto?» «Tesoro, nel nostro lavoro non ci possiamo permettere gravidanze. Sono una perdita di soldi, per questo siamo costrette ad abortire». «Ma tu sei davvero incinta?» «Lo ero. Adesso non ne sono più sicura. Io il bambino lo volevo tenere, per questo non avevo detto nulla al capo. Stavo mettendo via dei soldi per andarmene». «Ma perché ti hanno portata? Perché non ti hanno portata subito in ospedale?» «Ieri sera, quando i carabinieri sono venuti a prendermi, ero talmente fatta di alcol e di droghe che non capivo nulla. Ora sto aspettando l'avvocato d'ufficio, lo dirò a lui e spero che mi tiri fuori da qui, altrimenti sclero». «Come ti chiami?» «Alina». Da quel momento Alina non disse più una parola. Si sedette e continuò a fumare una sigaretta dopo l'altra. Cordelia avrebbe voluto dirle che il fumo faceva male al bambino e che avrebbe anche potuto darle una sistemata ai capelli, però preferì stare zitta. Intanto la signora anziana continuava a mormorare parole senza senso rivolte al suo ascoltatore immaginario. Non ci provò neanche a rivolgere la parola, tanto per i suoi capelli non avrebbe potuto fare proprio nulla, e poi aveva uno sguardo che le metteva paura. Quando Maria Allegra entrò nella cella scortata da una guardia, la trovò che rideva da sola, ma non se ne stupì. Era un'ulteriore conferma del fatto che la sua amica non aveva tutte le rotelle a posto. Sbrigò tutte le pratiche burocratiche per farla uscire, poi la accompagnò a casa, le disse di farsi una doccia e di raggiungerla quanto prima in questura, aveva molte cose da chiederle. «Cordelia, mi raccomando, fai una cosina di giorno e poi raggiungimi in ufficio». «Tranquilla, ispettrice, per oggi niente jacuzzi e beauty routine, doccetta veloce, infilo la prima cosa che trovo nell'armadio e arrivo». Scese dalla macchina e sculettando sparì dietro il portone di casa. Si presentò 2 ore dopo, fresca come una rosa, sembrava appena uscita da un centro benessere più che da una giornata in carcere. Indossava una camicetta blu elettrico molto attillata, con il grande seno che per poco non lo esplodeva dai primi bottoni lasciati aperti. Come sempre, di mettere reggiseno non le passava neanche per l'anticamera del cervello. Una minigonna bianca le fasciava i fianchi lasciando scoperte le gambe. Ai piedi aveva un paio di stivaletti neri con il tacco altissimo. Quando entrò in questura, i 2 poliziotti all'ingresso rimasero a bocca aperta e non fecero in tempo a chiederle cosa volesse, che lei aveva già fatto irruzione nell'ufficio di Maria Allegra. «Non ti hanno insegnato a bussare?» «Mi scusi, ispettrice, se vuole esco, ma dubito di rientrare, sa, perché quasi quasi mi fermo da quei 2 bellocci all'ingresso». «Entra e chiudi la porta». «Non sei contenta di vedermi così in forma dopo quello che ho passato?» «Come no? Ti sei ripresa in fretta. Magari un grazie me lo sarei aspettato, no?» «Amorosa, lo sai che ti sarò grata per tutta la vita come un leone a cui hanno tolto la spina dalla zampa». Girò intorno alla scrivania e le schioccò un bacio sulla guancia. «Vedo che hai proprio indossato la prima cosina che ti è capitata», commentò Maria Allegra pulendosi la faccia con una salvietta. Cordelia distese nuovamente le labbra e si lisciò la gonna con fare civettuolo. Poi, guardandosi intorno, «Amorosa, ma dov'è finito il bell'ispettore Giovanni, quello di prima?» «Siediti e chiudi i bottoni della camicetta». «Lo sai che ho le vampate da mezza pausa». «Menopausa, si chiama menopausa». «Sempre vampate sono. Immagino che sia per questo che vai in giro mezza nuda». «Uff, come sei bacchettona!» Eccoci qui. Abbiamo finito. Adesso chiudo la puntata e poi chiacchieriamo qualche minuto. Spari dall'aldilà di Francesca Tofanari.